Infatti, in questo video vi voglio far vedere come riutilizzare un bottone. In questo caso, come vedete, io utilizzerò questo bottone con questo disegno. Voi potete benissimo utilizzare ovviamente quelli che avete a disposizione. Ne approfitto intanto per dirvi che il mio negozio, per ora, diciamo, quello online, quello sul sito www.epiwitch.it, non è ancora aperto, ma è ancora, diciamo, in costruzione, mentre ho aperto, diciamo, una pagina su Facebook, sempre Epiwitch Shop, dove è possibile vedere già qualche anteprima dei prodotti che vendo, come tra l'altro appunto anche questi bottoni. Allora, iniziamo subito col prendere e formare appunto col filo di ferro il nostro anello. Quindi io utilizzo questo strumento, se voi non ce l'avete, diciamo che è uno strumento con varie tacchettine di misure, potete utilizzare benissimo un pennarello o qualsiasi cosa, diciamo, circolare. Prendiamo la misura di un anello a caso, quindi io di solito porto un 14 di misura e vado quindi a prendere il filo di ferro e arrotolarlo intorno alla misura 14. In questo caso faccio un po' di giri e premo ovviamente un pochettino. Ok, in questo modo, vedete, poi ovviamente lo vado a provare. Ok, ed è perfetto. Allora, ora posso chiudere il mio anello in questo modo. Allora, taglio, non lo faccio, diciamo, tanto spesso, perché comunque l'anello è molto leggero, quindi anche solo tre giri vanno più che bene. Okay. E giro in questo modo per fermare l'anello. Ok. Così. Cercate appunto di uniformare il tutto. Ok, e ora possiamo appunto prendere il nostro bottone. In questo caso sul bottone, come vedete, è così dietro, non ha alcun disegno, il disegno viene riportato soltanto davanti. Voglio utilizzare queste pietrine. Ok, come li utilizzo? Allora, ne prendo due. Ok, in più prendo anche questo filo di ferro appunto fatto arrotondato. Lo vado ad inserire in un foro del bottone e tenendolo fermo, giro, con una pinza vado a inserire l'altra parte nell'altro foro, in modo tale che esca. E dovrò poi fare anche da questa parte, diciamo, l'anellino dietro piatto. E davanti appunto il primo anellino, e adesso faremo anche il secondo. Sempre tagliamo e con le pinze vado a creare un altro anellino. Fate attenzione ovviamente se avete una trama nel bottone a non rigarla. Così facendo abbiamo appunto creato ed inserito questi due anellini che ci consentiranno per inserire le nostre appunto pietre. Per agganciare le pietre utilizzo questi, quindi con la punta piatta. Non mette fuoco, mi dispiace. Ok, vado a inserire la prima pietra
così, taglio la parte ovviamente in più, riprendo il mio bottone e vado ad incastrarlo nel primo foro che ho fatto, quindi sempre con le pinze. Ora posso creare la mia seconda asolina. Se sentite questo sottofondo musicale è perché qua vicino c'è una festa, quindi purtroppo non potevo toglierla e non farvela sentire. Allora, adesso come vedete ho inserito la mia prima pietra. Scusate, ma fa fatica a mettere a fuoco. Ok, è in festa anche lei. Ok, e ora vado a inserire anche la mia seconda pietra. Diciamo che questo è il risultato che otterrete. Ok, voilà. Ora vado a riprendere la mia base che ho creato col fil di ferro. Ovviamente se avete delle basi già pronte non dovete far altro che attaccare il bottone con la colla alla base. In questo caso io dovrò unire la base che ho fatto col fil di ferro al bottone. In questo modo vado appunto a inserire i fil di ferro e così avete unito l'anello al bottone. Idem dall'altra parte. Il risultato finale è sicuramente una cosa facilissima da fare, ve lo faccio vedere indossato. Ok, così. Spero che vi piaccia. Per chi me l'ha chiesto, lascio diciamo l'indirizzo di Facebook e ci vediamo al prossimo video. Ciao.